Sono proprio gentile con la mia pelle quando mi metto la crema. Ciao a tutti ragazzi, eccomi finalmente tornata con un nuovo video e oggi sono qui perché ho deciso di fare per voi un video first impression sulla nuova palette uscita in casa Molac, ossia la palette In My Birthday Suit. Non era assolutamente un video pensato, ma semplicemente vi spiego cosa è successo. Mi stavo facendo la doccia tipo 20 minuti fa e quando sono uscita ho trovato questo pacchetto. È stata una sorpresa, cioè non proprio una, è stata una sorpresa, ma non proprio una vera sorpresa, nel senso l'ho comprata quindi sapevo che mi stava per arrivare, ma non sapevo che mi sarebbe arrivata oggi e quindi è stata una sorpresa uscire dalla doccia e. Come potete vedere, il pacchetto è completamente sigillato, quindi lo andiamo ad aprire insieme. Ho preso le forbicine che forse è meglio. Questo qua è il pacchettino, ho scritto Mulac Milano. Innanzitutto all'interno del pacchettino, tra l'altro abbinata alla mia maglietta, troviamo il Cream Berry e il Cream Berry, che sono uno shampoo intensivo e una maschera intensiva. Poi abbiamo l'Oil Berry, che sarebbe il loro olio per capelli. Poi c'è il campioncino della Trinity 3 in 1 crema per il viso ed infine ricoperto da questa carta tutta scoppiettante la palette. Quindi andiamola a vedere. Wow! Ok, la palette è bellissima. Una cosa che non avevo percepito dal video di presentazione che ho visto di La Sindina è che ha tutta una trama tipo serpentata coccodrillata sopra. Cioè non è solamente semplice tipo liscia e poi ci sono sopra tutti questi inserti e questi dettagli in oro rosa, ma c'è proprio una trama su questa palette. E anche proprio come texture, come pesantezza, cioè mi dà una buona sensazione, sono contenta. Anche se come al solito me l'aspettavo più grande, ma è, cioè, tipo fisso, che ogni volta che vedo una palette nel video di qualcuno, poi quando mi arriva la vedo più piccola rispetto a come era nel video, ma c'è, cioè, una cosa che mi succede sempre per qualsiasi palette. Avrò comprato tipo, non lo so, 6 palette Nabla e se ogni volta con le palette Nabla è sempre la stessa storia, ma non solamente con le palette Nabla, solamente con le palette che compro proprio dal vivo non ho ovviamente questa sensazione, ma per il resto ogni volta che compro qualcosa online, quando mi arriva dico, ma doveva essere un po' più grande. Andiamo a tirare fuori la palette dal cartoncino e apriamola. Ok, allora tutti gli ombretti sono intatti. L'unico, non so se si riesce a vedere. Ok, come potete vedere accanto al nero è leggermente sporca. Non è che l'ombretto non sia intatto, assolutamente è intatto, è semplicemente un po' sporca. Tranne quei piccoli residui di nero che c'erano, la palette è veramente perfetta, super intatta. È bellissima, cioè è veramente bellissima. Io più la guardo, è bellissima, ve lo giuro. Vabbè, sapete che io ho un amore particolare per i colori nude, se mi conoscete, se mi seguite su questo canale. Wow, molto molto bella. Non vedo l'ora di andarla a provare. No, vabbè, come al solito. Ovviamente ho appena messo il dito dentro, super hot. Cioè, queste unghie, ragazzi, sono tremende. Cioè, veramente, ma cosa ce le facciamo a fare noi le unghie? Per rovinare le palette che compriamo? Basta, è l'unica spiegazione che mi do. Ora non metterà mai a fuoco, ma, cioè, avete visto? Le ho lasciato un'unghiata dentro. Vabbè, iniziamo subito con il make-up. Partiamo proprio dal trucco occhi. Il primer che vado a mettere è questo qua di Smashbox, che si chiama 24 Hour Photo Finish Shadow Primer. Lo metto prima sul dito, poi lo stendo un po' sul dorso della mano in modo tale da lavorarlo e scaldarlo un pochino. E poi lo vado a portare sulla mia palpebra mobile ma anche fissa. Ora con un pennellone del genere, cioè un pennello da sfumatura, né troppo da sfumatura né troppo compatto, insomma un pennello normale, vado a prendere Topless, che è il colore più chiaro della palette opaco. Fa un po' di kickback l'ombretto, ma come ho già detto in altri video non è una cosa che a me personalmente dà fastidio. E l'ombretto è molto pigmentato, cioè per essere un color burro, un color panna, ci sta. Non so se riuscite a vedere la differenza tra quest'occhio dove ho messo appunto topless e questo dove non l'ho messo, ma io la vedo e quindi appunto questa è una cosa positiva. Ora vado a prendere questo colore qua che si chiama Underneath.
Guardate qua i residui di colore, cioè ci ho messo l'unghia dentro e ora mi ritrovo ombretto ovunque. E underneath è una sorta di malva, secondo me è perfetto per avere un colore di transizione rosatino. E lo vado a mettere proprio qui nella piega. Come potete vedere il colore è pigmentato perché non ne ho prelevato tanto, eppure sono riuscita a fare bene tutta la piega. Ok, secondo me questo colore si è sfumato con molta molta facilità. Ora con un pennello piatto vado a prendere lo stesso colore e lo vado a mettere all'esterno e all'interno dell'occhio per fare un halo eyes. Sbatto l'eccesso. Ora vado a prendere il colore super hot, che è appunto quello dove sono andata ad infilzare la mia unghia, e vi volevo far vedere che comunque, guardate, aspettate, non so se si è visto, ma comunque la palette è molto polverosa in effetti. Questa è una cosa che penso voi dobbiate sapere, perché appunto anche se a me personalmente è una cosa che non dà fastidio, ci possono essere delle persone a cui non piace questa cosa. Come al solito non vi preoccupate se qua andiamo fuori, perché poi andremo a pulire, quindi meglio sfumare bene e non avere una forma precisa adesso che poi potremo creare, piuttosto che magari sfumare poco per paura di fuoriuscire e poi avere un ombretto non sfumato. Ora vado a prendere questo colore qua di Essence, che è come al solito il Camouflage Matte Concealer, lo metto su questo pennello piatto e vado a tagliare la mia crease solamente al centro per fare appunto un halo eyes. Quindi prima applico il correttore al centro dell'occhio, vado a sfumare un pochino il correttore ed ora con lo stesso pennello vado ad applicare Lingerie, che è praticamente un ombretto di questa nuova texture, che è una sorta di metà tra uno shimmer e un glitter. Ed è particolarissimo perché a seconda di come si muove la cialdina emana una luce diversa, e quindi io pensavo fosse rosa, poi quando l'ho preso da questa direzione qui l'ho visto oro e è proprio, sì, un oro rosa. Provo a cambiare pennello perché con questo non è che abbia funzionato proprio alla grande. Utilizzo un pennello leggermente più da sfumatura. Ah, ok, adesso sì. Praticamente mi ero scordata il pezzo del video della Sindina dove dice che questa nuova texture è meglio utilizzarla con dei pennelli più da sfumatura. Io avevo utilizzato un pennello piatto e effettivamente non aveva payoff sul mio ombretto, ma l'ombretto veniva schiacciato sulla cialdina senza essere prelevato dal pennello, mentre con un pennello simile, leggermente più da sfumatura, mi ha lasciato appunto super luminoso tutto l'ombretto. Ora vado a riprendere Super Hot per metterlo ai lati e sfumo i due colori insieme. Ok, quindi questo qua è come sta avvenendo, ma sono a fuoco? Ok, quindi questo qua è come sta avvenendo il look. Non so se riuscite a vedere anche voi, ma credo che qui si sia fatta una linea leggermente più scura di prodotto dell'ombretto rosso che ho messo, perché il correttore che avevo messo sotto non l'avevo settato con una cipria, ma sono andata semplicemente con l'ombretto sopra. Evidentemente non era messo bene, quindi non era super asciutto, e quindi mi ha fatto questa leggerissima linea un po' più scura dove c'era il correttore e poi colore normale dall'altra parte. Sinceramente penso che l'errore sia più mio che un problema degli ombretti, perché non sono una makeup artist, non ho pensato al fatto che non avessi settato magari bene il correttore, e quindi questa macchia non è colpa dell'ombretto che non si sfuma, ma è colpa mia che non ci ho pensato. Comunque non è nemmeno una cosa penso così evidente, forse la vedo solamente io e voi non avrete visto niente, non lo so sinceramente cosa si possa vedere dalla telecamera. Comunque ora con un pennellino angolato vado a prendere il nero, che è questo qua e si chiama Taboo, e vado a stenderlo nella parte più esterna. Lo sfumo con il pennello con cui ho applicato il rosso. Tutto un disastro. Allora, non so se riuscite a vedere. Praticamente, dove c'è il rosso, nel momento in cui sono andata a mettere il nero e poi lo sono andata a sfumare, il colore si è abbastanza sfumato. Vi faccio vedere bene, meglio. È come se non prendesse sulla palpebra, è come se fosse un po' secco tipo, e invece dove avevo messo il correttore mi è rimasto così e non riesco a sfumarlo. Ok, allora vado a rifare gli stessi step da capo per vedere se è stato un problema mio che non sono riuscita a sfumare bene questi ombretti o se è un problema degli ombretti. Allora, oddio, sto facendo un disastro, mamma mia. Ci tengo a farvi vedere il casino che ho fatto, ma ve lo devo far vedere bene. Cioè, praticamente qui il nero non si è aggrappato bene, mentre qua si è tipo fatta macchia, e anche qui si è fatta macchia del rosso. Oddio. Andiamo a struccarci e a vedere se è stato un problema mio o un problema degli ombretti.
Ok, qui sono strarossa e penso che non tutti i residui di ombretto siano andati bene via. Allora, non so se riuscite a vedere, praticamente ho tutto l'ombretto rosso sul viso, che è comunque difficile da togliere, cioè ve lo volevo comunque far vedere. Non che non si levi, però è difficile da togliere, oltre al fatto che sono piena zeppa di glitter dell'ombretto che si chiama lingerie. Piena zeppa, ok, no veramente piena, ma piena zeppa, cioè veramente... Ok, allora cambierò tattica. Prendo... No vabbè, oggi non ci sto con la testa. Allora, dopo aver messo fondotinta, correttore, cipria e aver ricominciato a sfumare gli ombretti, mi sono resa conto che forse oggi non è giornata, non mi va di sfumare gli ombretti e non voglio provare una palette e darvi un mio giudizio su una palette che non ho mai provato prima in un giorno in cui non mi sento di fare un make-up elaborato o comunque un make-up laborioso, tra virgolette, in cui mi devo mettere lì a sfumare gli ombretti. Quindi questo video sarà un video dinamico perché ci vedremo un altro giorno, riproverò la palette, monterò tutto insieme e vi farò vedere come performano gli ombretti, vi dirò anche se l'ho utilizzato altre volte e quindi non è più una first impression come avevo detto all'inizio, ma sarà una sorta di review o comunque un video dove ho testato diverse volte questa palette e mi sono fatta un'idea. E quindi niente, ci vediamo domani, dopodomani, vedremo. Eccoci tornati, allora è passato qualche giorno rispetto alle clip che avete appena visto e in questi giorni ho provato diverse volte la palette, quindi mi sono fatta un'idea un po' più precisa su quello che penso degli ombretti, di questi ombretti, della loro scrivenza eccetera eccetera. Non vi voglio spoilerare nulla perché voglio che quello che vi dico sia accompagnato effettivamente da ciò che si vede, quindi non voglio che voi vi facciate un'idea sulla base della fiducia che avete magari nei miei confronti, ma che ve la facciate in base proprio a quello che io vi faccio vedere. Il motivo per cui ho deciso di prolungare questo video e fare altre clip in cui la provo questa palette è perché sinceramente non mi piace fare drama, non mi piace fare drama perché non trovo che sia un modo rispettoso nei confronti delle persone che hanno lavorato a questo prodotto, prendere e provarlo una volta per puro caso, semplicemente non trovarcisi bene una volta e dire che il prodotto fa schifo. Non credo sia giusto perché tutti i prodotti sono soggettivi, quindi in generale un prodotto con cui io non mi trovo bene può tranquillamente essere un prodotto fantastico per altre 1000 persone, e anche perché provare un prodotto una volta non significa assolutamente conoscerlo, e questo è appunto il motivo per cui da me personalmente non sentirete mai dire questo prodotto mi fa schifo, non ve lo consiglio per niente, perché no, perché una cosa che può non funzionare su di me può funzionare sugli altri e viceversa, quindi al massimo io posso dire la mia opinione personale, mi piace, non mi piace, ma questo non vuol dire che io vi dica non compratelo, perché ovviamente il mio parere ha una validità a seconda anche delle condizioni esterne e a seconda di come è fatta la mia pelle, come quel giorno il correttore ha reagito, come ho sfumato gli ombretti, cioè possono essere veramente 1000 le variabili, quindi in generale anche se io non mi trovassi bene con un prodotto non vi direi mai no, non compratelo assolutamente, perché per voi potrebbe essere il prodotto della vita. Comunque, tranne questa digressione che è una cosa generale, non è riferita a questa palette, ma era semplicemente per dirvi il motivo per cui sul mio canale non vedrete del drama del genere in cui dico che i prodotti mi fanno schifo, andiamo appunto a truccarci. In questi giorni gli ombretti li ho usati praticamente tutti, l'unico che non ho utilizzato è Jewel perché è un argento freddo e non è un colore che penso vada tanto bene per il mio incarnato, che comunque è caldo e in generale appunto ho dei colori caldi, anche i capelli, mi piace vestirmi con colori caldi, quindi è un colore semplicemente che mi è difficile da usare proprio a livello cromatico. E un altro che non ho utilizzato tanto è Feel Free, perché è un colore molto molto chiaro e di solito viene utilizzato magari per l'angolo interno dell'occhio, ma io sull'angolo interno dell'occhio preferisco sempre andare con l'illuminante, perché ovviamente l'illuminante sarà più luminoso rispetto ad un ombretto e perché mi matcha un po' tutto, mi dà più un senso di equilibrio. Comunque, a parte questa digressione, ho deciso di fare un trucco diverso perché dopo devo uscire, ho questa magliettina gialla, quindi non farò lo stesso trucco che avrete visto 2 minuti fa, che era appunto tutto sul rosso, nero, scuro, un halo eyes, ma farò un trucco con altri colori per evitare semplicemente che cozzi il mio trucco con l'outfit che ho scelto oggi. E quindi eccomi avvicinata ed iniziamo con il trucco. Vado prima di tutto ad uniformare la mia palpebra con Topless.
Ora con un pennello da sfumatura vado a prendere Comfort Zone e lo metto qui nella piega dell'occhio come colore di transizione. Ora con un pennello piatto vado a prendere Come On Come On, che sarebbe questo marroncino un po' più caldo, e lo porto esclusivamente nell'angolo esterno dell'occhio, congiungendolo al colore di transizione, ed ovviamente lo vado a sfumare. Ora vado a prendere un pennello da sfumatura, ma comunque abbastanza denso, e vado a prendere questo colore qua, che si chiama Boom Boom, ed è praticamente un color ruggine con dei riflessi arancio champagne metallici, molto molto bello, e lo stendo dall'angolo interno fino a metà occhio. E guardate quanto è luminoso. E mo che è sto mal di gola. E guardate quanto è luminoso. L'ho steso solo ed esclusivamente una volta. Ora nella rima inferiore dell'occhio vado a mettere gli stessi identici colori di transizione opachi, quindi Comfort Zone e Come On Come On. Ed ora vado con questo oro qua, che si chiama Rich B, solamente nella rima inferiore. In questo modo, guardate che bello. Come potete vedere, questo qua è il fallout. Ci sta un po' di fallout, ma comunque non è eccessivo. Quindi con un pennellone vado a fare così per levare il fallout. Ed ora completo il look con un pennellino angolato ed il nero, che si chiama Taboo. Ora finisco anche l'altro occhio, finisco il make up con le labbra, mascara, vedrò se metterò o meno le ciglia finte e torneremo per le mie considerazioni finali sulla palette. Ok, eccomi tornata, ho aggiunto mascara, ciglia finte, matita marrone per rendere gli occhi un po' più intensi e definiti. Poi ho messo sulle labbra Momo, che è il nuovo Coco Love, sì, di Glow Makeup, che è questo qui, che è praticamente una colorazione sul marroncino perché ho le labbra molto molto secche e quindi ho messo questo qua al posto di mettere un rossetto. E ora finalmente arriviamo alle conclusioni su cosa penso di questa palette. Allora, io trovo che questa sia una palette molto molto valida perché contiene tantissimi colori di tantissime texture e finish diversi, perché abbiamo questa fila centrale che ha questa formula diversa da tutti gli altri ombretti, che è una sorta di glitter luminosissimo, ma non è un glitter pressato, è comunque un ombretto, quindi è a metà tra un metallizzato, glitterato, satinato, super luminoso. È veramente una texture fantastica. Gli opachi sono molto molto sfumabili, sono tutti iperpigmentati come ombretti, quindi definitivamente penso che sia una palette che ne vale veramente la pena. Nonostante questo, trovo che la palette sia molto polverosa, quindi dovete valutare bene se la polverosità è una cosa che vi infastidisce molto o meno in una palette, perché ripeto, a me personalmente non infastidisce, però potrebbe esserci qualcuno a cui dà fastidio. C'è molto kickback, la cialdina la dovete appena sfiorare perché comunque il payoff dell'ombretto è molto molto elevato, non avete bisogno di prendere chissà quanto ombretto per avere un colore bello pieno, quindi appunto non andate sulla cialdina troppo troppo in maniera forzata, perché andrete semplicemente a scavare, e è come se l'ombretto non fosse pressato tantissimo e di conseguenza con il minimo tocco sulla cialdina prelevate abbastanza prodotto, quindi non avete bisogno di andare lì. Insomma, è assolutamente necessario andare a sbattere l'eccesso di prodotto sul pennello una volta che lo andate ad applicare sull'occhio, perché secondo me se non fate così vi verrà comunque tutto un fallout, mentre avete visto che il fallout è stato minimo nonostante appunto io non avessi già fatto la base e quindi insomma non mi sono pulita poi, se non una spolveratina con un pennellone grande. Quindi sono degli ombretti che possono tranquillamente non fare fallout, se non veramente leggermente un minimo, però con degli accorgimenti come appunto sbattere l'eccesso di prodotto dal pennello. Io personalmente vi consiglio di acquistarla perché a me piace tantissimo proprio anche la disposizione cromatica, sono sì tutti dei colori nude, neutri, con cui appunto creare dei look neutri ma non dei look banali, perché questi colori appunto non sono banali, come non sono banali i vari finish degli ombretti. Le combinazioni che potete fare con questi colori sono veramente tantissime, potete mixare colori caldi con colori freddi, colori invece più neutri, texture opaca con texture luminosa, veramente avete una possibilità infinita. Però ovviamente ve la consiglio solamente se siete degli amanti dei toni naturali. Se vi truccate tutti i giorni con dei toni super colorati, non so quanto questa palette possa fare al caso vostro, ma proprio per una questione cromatica, non per una questione di qualità del prodotto. In definitiva, quindi, tranne l'epic fail iniziale che mi ha fatto prendere un colpo al cuore, perché comunque insomma avevo grandi aspettative su questa palette e aver visto che all'inizio
all'inizio non riuscivo a farla funzionare, cioè solamente per quella volta in realtà, perché poi tutte le volte che mi sono truccata dopo, quindi nei giorni scorsi e oggi, non ho avuto assolutamente alcun problema a fare un bel look. Mi aveva fatto davvero prendere un colpo, però in sintesi tutto è bene ciò che finisce bene e quindi sono contenta, perché penso comunque di aver speso i miei soldi in una maniera giusta, in una palette che sicuramente fa il caso mio e fa il caso di tutte quelle persone che appunto come me amano i toni naturali per fare dei trucchi che non siano però banali. Quindi io spero che questo video con la nuova palette in casa Moolak in My Birthday Suit vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un like e fatemelo sapere qui sotto, perché così appunto saprò se comprare nuove palette di altri brand e farvi un video abbastanza in fretta, ma comunque in cui abbia provato bene la palette, oppure semplicemente se volete delle first impression delle nuove uscite di altre case cosmetiche. Insomma, se vi piace questa tipologia di video fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Io vi lascio, vi mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!